Presidente. Questa interpellanza, diciamo che se nelle premesse è superata, perché la nostra interpellanza era stata depositata quando ancora la sentenza della Corte di Giustizia non era stata emessa, invece oggi lo è e tutti sappiamo come è andata e come alcuni di noi si aspettavano andasse, però nelle richieste forse è ancora più attuale, dato che appunto alla luce della sentenza si fa ancora più urgente il fatto di capire come questa Regione voglia approcciarsi al governo, agli operatori di settore e all'Europa stessa in merito all'applicazione della direttiva Bolkestein. Chiaramente è in ballo un settore tra i più fondamentali e quindi vorremmo capire come la Regione si sta muovendo e quali sono gli auspici che si aspetta anche da quello che dovrebbe essere il progetto di legge che, a quanto dicono i giornali, dovrebbe arrivare in teoria entro pochi giorni. Grazie consigliera Sensoli, la parola all'assessore Corsini. Sì, grazie. Adesso l'interpellanza mi consente anche di fare il punto della situazione, anche se velocemente, diciamo dopo la pausa estiva, con una premessa che è stata citata nell'interpellanza, che come si ricordava la Corte di Giustizia dell'Unione Europea il 14 luglio ha appunto sancito l'incompatibilità con la direttiva Bolkestein delle norme nazionali che prevedevano, come noto, la proroga automatica delle autorizzazioni demaniali marittime per attività turistico-ricreative, in assenza di qualsiasi procedura iniziale di selezione tra i possibili candidati. La nostra Regione è impegnata da un po' di tempo a questa parte, in particolare nell'ambito della Commissione Turismo, Industria e Alberghiere, della Commissione Demanio, della Conferenza delle Regioni, in stretta sinergia con il Governo per sollecitare, per dare un contributo, come è stato fatto, per l'adozione di un provvedimento urgente che salvaguardasse le concessioni in essere. Ricordo che la Regione Emilia-Romagna, l'Assemblea Legislativa, ma neanche la Giunta naturalmente, hanno da questo punto di vista una facoltà di legiferare sul tema delle concessioni demaniali. La nostra azione è un'azione di carattere naturalmente politico, di stimolo e di contributo alla risoluzione di un problema che da troppo tempo pesa sulla categoria dei balneari. Dicevo che la nostra azione ha prodotto, appunto, insieme a quelle delle altre regioni, un provvedimento urgente che andasse nella direzione di salvaguardare le concessioni in essere e sulla base di questa richiesta, di questa azione da parte delle regioni, nella legge di conversione del DL 133 del 2016, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio, è stato inserito, come si ricorderà, un emendamento che stabilisce appunto la proroga delle concessioni in essere fino alla revisione della materia. Contemporaneamente all'adozione di questo provvedimento, chiamiamolo così, tampone, o per meglio dire provvedimento ponte, la Regione Emilia-Romagna è impegnata, sempre di concerto con le altre regioni costiere, nella definizione della legge delega al Governo per la revisione complessiva e il riordino della normativa inerente alle concessioni demaniali ad uso turistico-ricreativo. Come più volte ribadito, le nuove norme dovranno prevedere questi punti che ora elencherò, diciamo, in maniera molto veloce, sono contenuti nella legge delega che il Governo auspichiamo possa presentare in Parlamento nel più breve tempo possibile. Noi abbiamo, diciamo, rassicurazioni da parte del Governo che questo avverrà entro il mese di ottobre. Ripeto, questa legge delega deve contenere alcuni punti per noi imprescindibili che riassumo brevemente. La modalità di affidamento delle nuove concessioni che rispettino ovviamente la normativa europea e in particolare i principi di concorrenza, imparzialità, trasparenza e libertà di stabilimento. Garanzie in ordine alla valorizzazione delle attività imprenditoriali, alla legittimazione degli investimenti, del valore commerciale dell'azienda e al riconoscimento della professionalità acquisita dagli operatori. 3. La valorizzazione della qualità paesaggistica e della sostenibilità ambientale, la revisione dei canoni di concessione con il superamento delle criticità emerse nell'individuazione delle opere di facile e difficile rimozione e nell'applicazione dei valori dell'osservatorio del mercato immobiliare ai cosiddetti canoni pertinenziali,
la possibilità di contemplare concessioni di lunga durata e infine un congruo periodo transitorio per l'applicazione della nuova disciplina. Grazie, Assessore Corsini. Prego, Consigliere Sensoli, a 7 minuti. Ringrazio l'Assessore per la risposta che più o meno era quella che ci aspettavamo. Chiaramente il fatto che questo provvedimento ora sia urgente è la diretta conseguenza di quanto negli anni la politica abbia cincischiato sull'argomento, mettendo in difficoltà un intero settore, un'intera economia. Riguardo alle mancanze della politica, più che dire questo, francamente noi riteniamo sia sufficientemente grave per essere descritto con queste pochissime parole. Una mancanza di interesse verso quello che è stato, verso quello che è un settore, un'economia e buona parte, tante piccole partite IVA e aziende familiari anche della nostra regione, a favore invece di un prendere tempo, sperando che anche in Europa si usasse il metodo all'italiana della proroga continua, per magari cercare di tenersi stretto il proprio bacino elettorale. Ora, detto questo, noi ci teniamo a sottolineare anche come all'interno di questa legge andranno previste da parte nostra, secondo la nostra opinione, delle misure molto contingenti, molto, molto strette per quanto riguarda anche i rischi economici e i rischi di infiltrazioni di infiltrazioni mafiose all'interno di questi futuri bandi. I rischi economici, mi spiego meglio, la nostra costa è caratterizzata da piccole imprese, molto spesso familiari, e chiaramente va tutelato quello che è il principio della Bolkestein, della libertà di concorrenza. Allo stesso tempo però va tutelata secondo noi anche la piccola impresa, quindi che non ci sia più il rischio che colossi finanziari multinazionali, piuttosto che magari nuovi rami di qualche assicurazione che si vogliono immettere nel settore turistico, vadano a colonizzare la nostra riviera. Allo stesso tempo bisogna far sì che l'appetibilità che ha un settore come quello balneare non richiami, ma lo richiamerà sicuramente, non richiami appunto quella che è la malavita, quelle che sono le associazioni mafiose che già in qualche modo stanno cercando di infiltrarsi in questo ambiente. Quindi chiaramente terremo costantemente aggiornati anche tramite i nostri parlamentari su quello che sarà il testo dettagliato. Speriamo arrivi presto, perché io sapevo che entro settembre doveva arrivare, adesso lei mi parla già di ottobre, direi che di tempo ne abbiamo già perso abbastanza.